Cari amiche e cari amici, buongiorno. Oggi Botanica in pillole si sposta sulle Alte Madonie, all'interno di una straordinaria e bellissima prateria montana, costituita prevalentemente dal basilisco, scientificamente noto come Prangos ferulacea o Cacris ferulacea e localmente con il nome di basilisco. L'epiteto specifico ferulacea ci ricorda che si tratta di una pianta simile alla ferula e appartenente alla stessa famiglia, quella delle ombrellifere. È una pianta erbacea perenne, diffusa in Sicilia e in alcune regioni della penisola, soprattutto nella parte centro-meridionale, fino a circa 2000 metri di quota. È una pianta alta fino a 150 centimetri, con fusto striato molto ramoso, da cui si dipartono delle lunghe foglie divise in segmenti lineari. I fiori di colore giallo vivo sono riuniti in vistose infiorescenze ad ombrella composta e sono costituite da 8-18 raggi. Il frutto praticamente può essere biancastro o arrossato, con ali più o meno pronunciate e ondulate. A questa bellissima ombrellifera si associano tantissime altre specie indigene. Ricordo l'Astragalus nebrodensis, noto con il termine locale di Spina Puci, un monte che si trova nei pressi di Piano Battaglietta, l'erba stregonia siciliana e tante altre specie ancora. Ecco, la vegetazione a basilisco localmente individua i pascoli montani più ricercati dagli allevatori. Questa vegetazione riveste notevole interesse paesaggistico in relazione ai riflessi aurei che fa assumere questa bella ombrellifera alla bianca montagna calcarea madonita durante il periodo della fioritura scalare che inizia dai primi di maggio e si prolunga anche fino al mese di giugno. Il basilisco è un'ottima foraggera, ben gradita al bestiame, ai cui prodotti, carne, latte e formaggi a pasta filata, nonché ricotta, conferisce gradevoli ed intensi aromi. Proverbiali per i sentori che emana e per l'armonia che dona ai piatti estivi è la famosa ricotta salata di basilisco. Provate a grattugiarla sopra un piatto di spaghetti condita con salsa di pomodoro seccagno e melanzane fritte. Ma è sempre più rara trovarla, purtroppo. Si deve produrre in montagna, nel periodo primaverile, quando gli animali, come dicono i pastori, pigliano, cioè mangiano il basilisco. Purtroppo tante norme, più o meno giuste o più o meno ingiuste, non aiutano sempre il mantenimento delle tradizioni e delle specificità locali. Sui residui di questa specie si sviluppa il micelio di un fungo molto famoso, il Pleurotus nebrodensis, noto come funcia di basilisco. Un fungo sempre più raro, dal colore bianco che si mimetizza con la roccia calcarea affiorante. Il prossimo appuntamento a martedì. Buona giornata a tutti.